Considerando prima di tutto che abbiamo preso un pollo ruspante, poi abbiamo preso il suo fegatino con i maghetti, con il cuore, abbiamo messo aglio, olive, si fa rosolare con goccettino di olio, sale, pepe nero, rosmarino, uno spicchio di aglio, lauro, si fa tutto quanto insieme con le olive e poi si va a farcire l'interno del pollo. Ci mette lo spiedino e poi lo mette sullo spiedo e lo mette a girare. Il pollo deve avere la fiamma fortissima e deve proprio abbrustolirsi internamente. Batte col rosmarino, i profumi, rosmarino fresco, non vecchio. Mario ha fatto solamente l'impasto di uova e chiara. Abbiamo fatto un impasto di farina, uova, una puntina di sale. La sta tagliando, l'abbiamo fatta un po' asciugare. Mario, ecco, la batte e poi vengono fatte questi nidi. Con l'impasto della farcia che noi abbiamo fatto, il pollo, olive, rosmarino, aglio e fegatini, noi in questo caso l'abbiamo fatta frullare, Luca la passa al setaccio un'altra volta e poi ci faremo gelato per accompagnare le fettuccine. Allora, abbiamo messo a bollire del latte con pepe, sale, rosmarino, una foglia di salvia, lauro e aglio. Allora, lo sta passando allo chinois per levare tutto l'aglio, l'alloro, il rosmarino. Bisogna lasciarlo come minimo un quarto d'ora in fusione, che prende gli aromi appena appena. Ecco, sta inserendo dentro la farcia nel latte. Se per caso ci sono dei grumi, Paola lo passa leggermente ancora allo chinois, perché poi il gelato deve essere liscio. E poi lo mette nella sorbettiera per farlo mantecare. Sta disossando il pollo, perché il pollo è un piatto nobile. Bisogna metterlo in una casseruola con un po' di aglio, rosmarino, i fegatini, le olive, vedi che sta facendo Julien, per la salsa, olio d'oliva, extravergine, fegatini, olive, aglio, rosmarino e lauro. Metto olio d'oliva, aglio, lauro, scalogno e lo fa sudare, vedi. Abbiamo preparato, vedi, il pollo con la pelle croccante, le olive e tutti i fegatini. Ecco, mettiamo i fegatini, le olive, vedi, olive, sta mettendo gli aghi, rosmarino, e il pollo lo mettiamo dopo. Noi facciamo la salsa, ci mettiamo un po' di brodo e poi dopo la frulliamo, la passiamo al setaccio e ci mettiamo il pollo. Poi vedi, Mario sta preparando il burro, lo stampino, dove mettiamo le melanzane appena scottate in padella, senza grassi, senza olio. Passiamo la salsa al frullatore e poi la passiamo allo chinois. La mettiamo sulla piastra. Un po' di aceto balsamico, abbiamo frullato la salsa base, abbiamo messo giù il pollo arrosto, vedi, tutto il julien finissimo, abbiamo messo giù una goccia di aceto balsamico e poi abbiamo messo giù un goccettino di olio a crudo. Mario ha fatto saltare le fettuccine, noi le seccheremo dentro, ci mettiamo, ecco, vedi, questa salsa, bello bavosa, la devi saltare col formaggio, ci mettiamo il pollo. Si chiude, lo mettiamo leggermente in forno, vedi? Ecco, sta mettendo la salsa sotto, vedi? Questo gelato di fegatini. Un rametto di rosmarino, eccolo, fa è servito, voilà! Considerando prima di tutto che abbiamo preso un pollo ruspante, poi abbiamo preso il suo fegatino con i maghetti, con il cuore, abbiamo messo aglio, olive, si fa rosolare con goccettino di olio, sale, pepe nero, rosmarino, vedi, uno spicchio di aglio, lauro, si fa tutto quanto insieme con le olive e poi si va a farcire l'interno del pollo. Ci mette lo spiedino e poi lo mette sullo spiedo e lo mette a girare. Il pollo deve avere la fiamma fortissima e deve proprio abbrustolirsi internamente. Batte col rosmarino, i profumi, rosmarino fresco, non vecchio. Mario ha fatto solamente l'impasto di uova e chiara. Abbiamo fatto un impasto di farina, uova, una puntina di sale. La sta tagliando, l'abbiamo fatta un po' asciugare. Mario, ecco, la batte e poi vengono fatte questi nidi. Con l'impasto della farcia che noi abbiamo fatto, il pollo, olive, rosmarino, aglio
e fegatini. Noi in questo caso l'abbiamo fatta frullare. Luca la passa al setaccio un'altra volta e poi ci faremo gelato per accompagnare le fettuccine. Allora, abbiamo messo a bollire del latte con pepe, sale, rosmarino, una foglia di salvia, lauro e aglio. Allora, lo sta passando allo chinois per levare tutto l'aglio, l'alloro, il rosmarino. Bisogna lasciarlo come minimo un quarto d'ora in fusione, che prende gli aromi appena appena. Ecco, sta inserendo dentro la farcia nel latte. Se per caso ci sono dei grumi, Paola lo passa leggermente ancora allo chinois, perché poi il gelato deve essere liscio. E poi lo mette nella sorbettiera per farlo mantecare. Sta disossando il pollo, perché il pollo è un piatto nobile. Bisogna metterlo in una casseruola con un po' di aglio, rosmarino, i fegatini, le olive, vedi, sta facendo julienne per la salsa, olio d'oliva, extravergine, fegatini, olive, aglio, rosmarino e lauro. Metto olio d'oliva, aglio, lauro, scalogno e lo fa sudare, vedi. Abbiamo preparato, vedi, il pollo con la pelle croccante, le olive e tutti i fegatini. Ecco, mettiamo i fegatini, le olive, vedi, olive, sta mettendo gli aghi, rosmarino, e il pollo lo mettiamo dopo. Noi facciamo la salsa, ci mettiamo un po' di brodo e poi dopo la frulliamo, la passiamo al setaccio e ci mettiamo il pollo. Poi vedi, Mario sta preparando il burro, lo stampino, dove mettiamo le melanzane appena scottate in padella, senza grassi, senza olio. Passiamo la salsa al frullatore e poi la passiamo allo chinois. La mettiamo sulla piastra. Un po' di aceto balsamico, abbiamo frullato la salsa base, abbiamo messo giù il pollo arrosto, vedi, tutto il julienne finissimo, abbiamo messo giù una goccia di aceto balsamico e poi abbiamo messo giù un goccettino di olio a crudo. Mario ha fatto saltare le fettuccine, noi le caviamo dentro, ci mettiamo, ecco, vedi, questa salsa, bello bavosa, la devi saltare col formaggio, ci mettiamo il pollo. Si chiude, lo mettiamo leggermente in forno, vedi? Ecco, sta mettendo la salsa sotto, vedi? Questo gelato di fegatini. Un rametto di rosmarino, eccolo, fa, è servito, voilà!